Torniamo un po' nella vita familiare e entriamo poi forse nelle cose che poi sono più vicine a tutti, anche un po' più serie. E questo rapporto con le babysitter che tu descrivi, che è bellissimo, cioè ne hai cambiate 150, no? E hai sempre avuto un rapporto con loro che era di ingresso in famiglia, per cui era una figlia in più a cui badare invece che la babysitter dei tuoi figli. Sì, alla fine è andata così, ma credo che sia il racconto che possono fare parecchie madri che lavorano, che hanno dei figli e che si sono dovute affidare a delle babysitter. Non credo di essere stato un caso unico, però insomma sì, nella nostra vita ne sono passate tante, una più buffa dell'altra, e molte volte ci siamo ritrovati ad occuparci noi delle varie babysitter piuttosto che loro della nostra vita in qualche modo. Se mi posso permettere, questo è l'unico capitolo, quello che vero. Si riferisce, no, neanche, in cui abbiamo quasi sempre abbiamo esagerato la realtà. Questo è l'unico capitolo in cui l'abbiamo smussata, perché nessuno sì. Ci giuro, abbiamo alcune cose omesse perché non erano quasi inverosimili. Abbiamo avuto una delle babysitter che si autodefiniva, era un etiope, la nipote del Negus di Haile Selassie, il quale voi come ben sapete Haile Selassie era adorato da Bob Marley, no? Dai Rasta, certo. Rasfatari. E quindi io praticamente tu adoravi la babysitter che era adorata era da, che il cui nonno c'era era adorato da Bob Marley, cioè era tutto transfer. Un gioco di incastri, esatto. Finiamo un attimo con le babysitter, però quando a un certo punto queste babysitter ti venivano a chiedere consigli amorosi, no? Soldi in qualche modo per poter uscire, e tu dovevi uscire e avevi due figli che volevi dare alla babysitter, la babysitter diceva no scusi io dovevo andare un attimo a parlare con il mio fidanzato perché è una cosa, tu che facevi? E rimanevo a casa con i figli, appunto. Appunto, è stato così di fatto, è così molto spesso. Però erano tutte veline poi alla fine sembrava quasi... No, ecco. Ad un certo punto Claudio disse me ne occupo io, basta, adesso faccio io il casting, la cerco io perché tu non sei in grado. E quindi nel libro raccontiamo appunto il tentativo, cioè i tentativi di Claudio anche di trovare le babysitter. Ma anche l'occhio vuole la sua parte, non c'è questo che bisogna. Cosa ha detto? Anche l'occhio vuole la sua parte. Certo, soprattutto. E così è diventato invece che una ricerca babysitter, una ricerca di belle ragazze per trasmissione. No, lui per anni ha sostenuto che io cercassi le babysitter guardandole attentamente, cercando in modo che cercandole diciamo con un'età superiore alla media. Tendenzialmente sovrappeso e c'era una possibilmente... romana che somigliava a Carlo Verdone, esatto. In brutto, esatto. È vero, cioè, va bene tutto, ma insomma anche i bambini crescono male, cioè vedendo penso, dico, lo sì, faccio ma per i bambini l'adoravano magari perché sapeva fare i maccheroni, no? No, perché faceva l'imitazione di Verdone fatta male, per cui piaceva, esatto. Bene, e invece io questo famoso incontro con il Papa vorrei proprio che tu lo descrivessi, perché nel libro ci sono delle cose che vanno. Una cosa, mi raccomando, siamo a un livello, quindi ecco. No, no, cioè, tu hai incontrato Papa Giovanni. No. Sì, Wojtyla, quello lì. Giovanni Paolo II. Sì. No, tra l'altro l'altra peculiarità del pezzo di Gigi, ovviamente non avrete colto tutte le raffinatezze, lui avendo letto tutto il libro ha fatto un sunto di tutto quello che avevo raccontato quando ci scriveva, che mi definiva un Papa Boys, si riferiva al capitolo. Comunque, che l'incontro io, con il Papa è vero? No, quello è vero, era 2 o 3 anni fa, c'era Lionello Cerri, Silvio Orlando, ma un cast strano, da Lino Banfi. È un po' prima di 2 anni fa perché il Papa è sì, morto nel 2005. 3-4, quando ho fatto Asini, sì, insomma, sì. 5-6 anni fa. E incontrava il cinema italiano, non so, c'era Margherita Bui, Silvio Orlando, io ho fatto Asini, un film che in quel momento veniva definito quasi con valori cattolici, insomma un bel film tenero, quindi chiamarono anche me, insomma ho un piccolo difetto che a volte arrivo un po' in ritardo, ecco, e lì comincia la storia. Adesso da quel momento del ritardo dobbiamo arrivare fino all'incontro col Papa con lo zainetto sulle spalle. Ma no, perché ero a Roma, stavo facendo uno spettacolo, però non avevo il vestito giusto, mi sono fatto arrivare con un pony da Milano, un vestito con cui mi sono sposato, l'unico cazzo, poi non è che, come ti vesti dal Papa, cioè lui era in bianco sicuramente, immaginavo, ma io cosa, in colori non stavano bene, ho detto un nero fa bene, facciamo io, poi e allora dico va bene, il nero è classico, quel matrimonio, quello lì, è arrivato da Milano, non era stirato, vabbè, ometto, poi prendo un taxi, ero a Via Nomentana, stavo a quell'albergo lì,
dico, dove devo andare? Oh, sai, taxisti, quelli lì che hanno votato alle mani, cioè tutti hanno votato, vabbè, anche vabbè, quelli di sì, lo sai, salutiamo alle mani, non, vabbè, non apriamo, i taxisti non hanno votato alle mani, a Roma hanno votato alle mani, vabbè, vabbè, che vabbè, non apriamo uno, questo capitolo, di loro, tu, ma non becchi, c'era ancora alle mani, appunto, becchi un tassista e dico, dove va? Vaticano, ho capito, ma dove Vaticano? Cazzo, no, e dico il Vaticano, ma dove esattamente? Perché se dici Vaticano, uno pensa zona Vaticano, ma mi dica dove, vado dal Papa, ma vado, la lascio, cioè, ah, che grande, ma mica posso entrare, sta da, c'è la transenna, insomma, mi ha lasciato una transenna lì dove, e allora, e un po' il traffico, un po' la transenna, un po' lui che mi ha deriso, un po' che ne so, sono arrivato, ma quei pochi minuti di ritardo, l'incontro era alle 10 di mattina, sono arrivato alle 10:03, vedo due guardie svizzere, quelle vere come ci sono, giù, no, ci sono le guardie con le cose incrociate, con, vestiti da guardie svizzere. Come? Perché sono guardia svizzera. Sì, ma, svizzera potevo beccare un italiano, una francese, no, un, come le barzellette. Tedesche. Cazzo, tedeschissime. E i partigiani, cioè pronti a. E dico, guardi, mi guardano, dico, cinema, Poppar, il cardinale Poppar, era lui che. Ho provato a blatterare dei nomi, quelli che sapevo, non avevo neanche, non c'avevo un biglietto, non c'era nessuno, erano già spariti in 3 minuti. Amico, ah, cinema, io, tu, essa che Zeffirelli. Mi sono toccato, no, dico, non offendiamo, no, beh, non offendiamo neanche Zeffirelli, no. Avrei pensato, ecco. Non si scherza, non, no, perché dico, no, da cosa lo dico, cioè, perché, ma perché, allora guarda l'elenco, ah, oh, Bisio, guarda, più un secondo, oh, Zeffirelli, insomma, eravamo i due in ritardo, questo è il fatto. In realtà poi ho scoperto che lui non era polemicamente, non era andato apposta, poi non so, l'ha scritto sui giornali, comunque lui non c'era, io ero in ritardo pochi minuti, è il Papa che doveva andare a dire, non si offende. Insomma, e mi fanno entrare bellamente in, pensavo almeno mi accompagnasse, dice, no, io, falla. E prendo un ascensore, chi è mai stato dal Papa? Nessuno, ah, che beh, cazzo, al supermercato tutti, la Papa nessuno. Noi qui a Roma, noi qui a Roma ci alziamo al mattino e dico, oh, che si fa? Andiamo dal Papa. E vabbè, parte già che parte. C'è. Comunque, una cosa dentro sembra di essere un film. Sono andato, c'era un ascensore, ci sono gli ascensori. Ci sono come gli, no, per dire. Mica va e cazzo, ti immagini il barocco? No, sto cazzo, c'è l'ascensore anche lì. Metti che vai alla corre. Vabbè, comunque l'ascensore. Per l'ascensione, ha detto. No. Scusate, questa siamo a terza media, questa, andiamo avanti. No, siamo già al liceo, secondo me. 5 condotta, lo sai, questo ti segue. Ti vanno. Beh, comunque becchi l'ascensore. E arrivo in un film di Carlo Rizzani, un cortile con delle macchine d'epoca, tutti in tonaca, cioè vestiti da prete. Con dei costume vestiti, cioè, da prete. Cazzo, ma ero l'unico. E io avevo questo vestito del matrimonio, ma era inverno, e allora sopra mi ero messo un pastrano che mi sarei voluto togliere al più presto, uno zainetto della Smemoranda, quello che citava lui, e un cappellino che avevo la sinusite, cazzo, ero inguardabile, però non vedevo l'ora. Arrivo lì, mi fanno segno, insomma, te la faccio breve perché è lunghissima, arrivo sempre 3 minuti dopo queste varie porte stanziali, arrivo in un lungo corridoio, vedo uno stendino con dei vestiti, capisco che li hanno lasciato, faccio per togliermi, no, uno mi prende, mi butta dentro una porta dicendo io ritardo, tutti tedeschi, lì parlano tutti tedeschi, quelli sì, lì, tutti alla barde, anche adesso di più ancora, mi butta dentro, allora ti dico, scusa, velocemente, mi butta dentro questa porta che mi si richiude alle mie spalle, mi guardo, c'era una stanza longitudinale. Qui ad anfiteatro, a semicerchio, c'erano 200-300 suore nere, abbronzate, insomma. Secondo il... vabbè. E qui di profilo, che guardava loro, c'era un lato, capito? Di profilo sullo scanno, lui. Cazzo, ho fatto un rumore in... Bam, bam, mi buttano, chiudo, bam, bam. Mi guardano tutti, le suore africane e lui... Che vabbè, scuotere, no, ma scuotere anche davvero, come dire, ma no, chi cazzo? Ti ha rimproverato perché sei arrivato in ritardo. Io rasen tutto con sto pastrano, con lo zainetto della Smemoranda e col berrettino della sinusite, ho rasentato, ho capito che c'era un'altra porta da dietro, e sono andato, perché lì ho capito che le udienze, quando le fa, c'ha 2 stanze, ma non siete veramente mai stati a fare un'udienza? Cazzo, un'udienza, vai a fare, vabbè fate, a 2 stanze. Domani tutti a fare l'udienza dal Papa su invito di Claudio Bisio. Io vi invito volentieri. E quando fa le udienze? Ne fa 5-6 in una mattina, certo. Mica sta lì. E c'ha 2 stanze a decompressione, dove si forma un gruppo di persone in attesa. E lui va, dim bim bum bang. Per cui qui c'era le suore nere e là c'era il cinema italiano.
Cioè, e lui faceva discorsi che erano faceva discorsi giusti, è chiaro. Io mi sono trovato in quella stanzetta, ormai aveva finito con le suore nere, non faccio tempo, ho capito che tutti sapevano cosa dovevano fare, tutti con i vestiti giusti, io sempre con questo pastrano che non sapevo dove mettere a sto punto. Tu lo sapevi cosa dovevi fare davanti al palco? L'udienza, è entrato velocemente e non ho potuto l'anello, fare. No, lui fa un discorsino veloce e poi a turno ognuno di noi ci si andava lì a salutarlo. E ho capito che gli altri, Lino Banfi, ripeto, un cast Lino Banfi, Nicoletta Braschi, Giulia Boschi, vabbè, non so il tipo di cast. Gli attori del cinema italiano? No. Alcuni attori. Alcuni attori, non so il criterio, io che ci azzeccavo, soprattutto col mio pastrano e la mio zainetto, e tutti, ognuno faceva delle cose molto sicure. Lino Banfi, mi ricordo, prese la mano con decisione e fece un accenno di un baciamano, una si inginocchiò, pianse, insomma ognuno faceva una cosa precisissima e studiata. Io cazzo, no, e io quel corridoio lì è stato lunghissimo, era una specie di nel senso bello del tempo. cosa faccio? E tra il baciamano, la stretta di mano, l'inchino, ho fatto tutto. Cioè, e c'è una foto, io adesso non la pubblico perché non sta bene, però ce l'ho appena data, perché poi ti fanno la foto, cioè, con i flash, dove gli ho con decisione preso la mano come per stringerla virilmente, poi mi sembrava eccessivo, mi sono inchinato un inchino da qui qua e ho avvicinato la bocca e in questa posizione mi hanno scattato questa foto, lui mi guarda, ma che cazzo sei? Con lo zainetto e il pastrano. Il cappellino l'hai tolto? No, ecco, col cappellino, cioè è stato l'unico forse al mondo che è andato dal Papa col cappellino.